Siamo parte di sistemi in cui la circolarità delle cause richiede una ristrutturazione dei nostri modelli cognitivi, delle nostre aspettative verso la realtà. Richiede anzitutto una ridefinizione dello sguardo oggettivo sul mondo, che includa nel campo di osservazione gli scopi, gli affetti, le fragilità dell'osservatore stesso. Dobbiamo ripensare il paradigma scientifico alla luce di quella che è chiamato il paradigma della complessità. Tutto quanto cioè fin oggi è stato considerato una deformazione soggettiva estranea al nucleo duro di una scienza autenticamente hard, oggi va rivalutato. La società industriale in cui viviamo ha organizzato la propria esperienza intorno alla fatalità delle leggi economiche e al potere delle tecniche. Ma al cuore della sopravvivenza non sta più il sistema dei mezzi su cui si fonda la razionalità diretta allo scopo, ma il problema dei fini, ossia dei modelli culturali che orientano il nostro agire. La cultura, come capacità di dare significato agli oggetti, alle relazioni, è orizzonte invalicabile in cui le domande sul destino nostro, di genere umano, possono essere poste. L'efficacia sulle cose dipende oggi sempre più dalla capacità di agire proprio sui codici simbolici che organizzano la vita quotidiana, i sistemi politici, le forme di produzione e di consumo. Insomma, la realtà in cui viviamo è un costrutto culturale e le nostre rappresentazioni filtrano il nostro rapporto con il mondo. Occorre perciò che prendiamo a essere soggetti d'azione, capaci di direzione e di senso, ma anche poli di una rete di convivenza, di comunicazione, nel senso proprio etimologico del termine, di comune azione. Ebbene, la psicologia dinamica ha un ruolo cruciale in questo dibattito sul cambiamento climatico, proprio in quanto con i suoi strumenti disciplinari è in grado di mettere a fuoco la dimensione inconscia della nostra vita mentale, sia individuale che gruppale. Attraverso questa ermeneutica possiamo individuare ansie, fantasie, difese inconsce che si rivelano cruciali per comprendere la dimensione umana della crisi ecologica. Mente, ambiente, società sono tre ecologie indipendenti ed interagenti. Insomma, si configurano due modi di essere al mondo, il necrofilo e il biofilo. Il necrofilo si caratterizza per l'attrazione verso tutto ciò che è morto, privo di vita, che tende alla risoluzione, alla distruzione di nessi vitali, un approccio freddo, distante nei rapporti umani, il desiderio più o meno manifesto di riportare o ridurre il vivente al non vivente, e quindi la preferenza per il meccanico, per il passato, per il controllo e il potere rispetto a quanto esprima movimento, vita, desiderio. Il timore del futuro, dell'incerto, tipici del necrofilo, lo portano a perseguire l'immobilità quasi come un'unica certezza possibile in questa esistenza. La necrofilia può essere la risultante di una vita non vissuta, delle proprie possibilità disattese e delle capacità frustrate, in ultima analisi della propria incapacità a vivere un'esistenza significativa. Guardate, io credo che qui, almeno io mi ci metto dentro, no? Perché non è che necessariamente siamo totalmente necrofili o totalmente biofili, però nel corso della nostra giornata, del mese, dell'anno, della nostra esistenza ci alterniamo in fasi del genere, quindi cerchiamo, come dicevo all'inizio, non tanto di ascoltare le mie rimbombanti parole, no? Ma fare in modo che trovi in voi pensieri, ricordi, immagini, situazioni in cui voi siete ritrovati in queste circostanze, come modo di essere al mondo. La vita umana si gestirebbe più facilmente se non dovesse fare i conti con i sentimenti per il necrofilo, intendendo per sentimenti condizioni e spinte soprattutto irrazionali che conducono a comportamenti e scelte operative. Ne abbiamo paura, una paura fottuta, direbbe Freud, riprendo queste riflessioni, la paura della libertà. La necrofilia tende a negare i sentimenti, sacrificandoli sull'altare della ragione sociale e della ragione di Stato. L'uomo moderno è affrancato dalle condizioni minime per la sussistenza, lo vediamo, ma vive una sostanziale tendenza all'infelicità e alla rovina. L'infelicità rappresenta un blocco della crescita e questo arresto comporta la rinuncia ad una possibilità di affermazione con la conseguente intensificazione dei processi di debito. Non c'è più lo spazio per il desiderio. L'uomo rinuncia a essere un Dio e si appiattisce su posizioni di attesa, di rinuncia,
si sviluppa così una depressione che conserva al suo interno l'ansia di evitare la morte, quella morte che è data dal suo agire come un robot, come una regressione all'inorganico, all'informale. Se la vita psichica si esplica, come abbiamo rilevato, in un processo dialettico fatto di morire e di nascere, di separarsi e di legarsi, di vincere e di soccombere, la deprivazione di uno dei due corni del dilemma, la capacità di nascere, la capacità di morire, sviluppa necessariamente un atteggiamento sadico violento e necrofilo distruttivo. Questa è la realtà delle grandi città dell'epoca moderna, quelle in cui viviamo. Affermarsi e conservarsi, controllare e mortificare. L'impossibilità dialettica della psiche dell'uomo moderno provoca così una collusione tra io e superio che certamente rende più difficile la presa di coscienza del conflitto e incentiva quelle spinte rinunciatarie e depressive di cui accennavo all'inizio. Allora, potremmo riformulare così l'aforisma di Freud: ciò che era superio deve diventare io. In definitiva, auspichiamo un processo di conscientizzazione che renda ordinato il caos mentale del civis, prima ancora di ordinare la civitas. Se gli uomini non possono vivere le forze della sana affermazione del loro essere sociali, soprattutto il senso di giustizia, la capacità di dissentire, di ribellarsi, i desideri narcisistici, le pulsioni aggressive e benigne, prima di assistere a un processo irreversibile di necrofilia e di distruttività, questi stessi uomini possono realizzare attività interiori tendenti a comprendere, a prevenire. L'insorgere, il manifestarsi apertamente di tendenze necrofile risulta favorito poi da un sistema socio-economico che porta a considerare se stessi e gli altri alla stessa stregua di merci, che valuta le persone secondo la loro vendibilità, con riferimento alle leggi della domanda e dell'offerta, come dicevamo proprio con Giannini al convegno in Protomoteca lo scorso anno, dove non sono le individualità ma le parti vendibili di esse ed entrare in relazione. Lo dice Fromm nel testo Dalla parte dell'uomo, indagine sulla psicologia della morale. L'interesse per la vita non può che essere accompagnato da un interesse per le condizioni in cui la vita può manifestarsi appieno. È infatti evidente che l'uomo, a cui manchino le possibilità di essere libero, di svilupparsi, che vive in una società bloccata, straniante, economicamente e socialmente, rischia inevitabilmente di perdere la capacità di entrare in sintonia con i propri simili, con il mondo vivente, è impossibilitato a espandere la sua umanità. Ecco perché la biofilia, per contro, è amore per il vivente, per tutto quanto cresce, è strutturato, non è smembrato, che aspira all'unità, alla ricerca di senso, che è espressione dello sviluppo delle qualità umane più profonde e autentiche, circolazione di pensieri e affetti. Tutto ciò che è vivo vuole vivere. La vita si autoalimenta, tende a creare altri spazi di vita e di amore nella vita. Gli esseri umani sono predisposti biologicamente a cercare il contatto con le forme naturali. L'istintivo interesse per le forme viventi costituisce il primo passo per decentrarsi da se stessi e provare un senso di affiliazione con gli altri esseri viventi. Questa è la polarità necrofilia-biofilia. Se posso abusare della vostra pazienza, vi propongo l'altro spunto di riflessione che ha a che fare con questo, ma che è da un'altra prospettiva, sempre all'interno della psicologia dinamica, più oseremmo dire kleiniana, dai, vetero psicanalitica, se Luisa me lo concede e mi perdona. L'ho intitolata Dall'allattamento allo sfruttamento. Osserviamo il comportamento del neonato. Immaginiamoci noi neonati. Io certe volte agli allievi di specializzazione in psicoterapia dico: ma fate delle interviste, se ci sono ancora vivi i genitori, no? Chiedete quello che vivevano, provavano loro, cosa vedevano in voi, no? Durante l'allattamento. Guardate che andrete veramente a ritracciare e rintracciare quelle informazioni perdute che ci costituiscono. Beh, lì notiamo, almeno per semplificare in maniera proprio eccessiva forse, però per brevità, almeno due atteggiamenti del neonato che viene allattato: inappetenza o avidità estrema. La voracità nasce da una combinazione degli impulsi nutrizionali con spinte aggressive particolarmente forti, ci diceva la Klein. Quando ha luogo questa combinazione, la voracità segna tutta la relazione oggettuale, la frenesia nell'attaccarsi al seno,
la tendenza a mordere o la facilità a soffocarsi, ma anche la qualità dell'appagamento e il tipo di attaccamento alla madre. Cerchiamo di rivivere queste scene, che ovviamente non ne abbiamo memoria cosciente, ma che fanno parte di noi. Ad esempio, bambini molto avidi, dice la Klein, mostrano segni precoci di interesse per una qualche persona, ma è un bisogno che sembra per lo più riguardare meno la persona che la sollecitudine. Un paziente, nel ricostruire queste dinamiche trasferite nella vita adulta, mi descriveva così il suo vorace bisogno di attaccarsi al telefono. È più bisogno di trovare una voce che di sentire quella persona. Più avanti nel tempo, quegli stessi bambini ripropongono l'originaria avidità con manifestazioni simili su altri scenari, ovviamente. In forme più raffinate, ad esempio con la bramosia di raccogliere, di collezionare, di accumulare oggetti e con la spinta ossessiva, opposta ma equivalente, a disfarsene, a buttarli via indiscriminatamente, come a espellerli. Questo comportamento trova dei correlati anche sul piano mentale e intellettuale. Per esempio, diciamo spesso, brama di assorbire tutto ciò che si presenta, associata all'incapacità di distinguere tra quanto ha un valore e quanto non ne ha. Allora, vedete che l'allattamento vi sembrerà assurdo, ma costituisce proprio un modello originario, un prototipo comportamentale su cui si plasmano i successivi comportamenti di ricerca e di rifornimento di energie, tema del nostro incontro oggi. Intese questo ricerca di fornimento di energie in accezione sia letterale sia metaforica, espressioni per esempio come cibo intellettuale, nutrimento affettivo, testimoniano la linea di congiunzione che connette alimento fisico e affettivo, cibo materiale e spirituale. È il ritratto dell'avidità orale. Si viene profilando nel neonato, ma anche nell'adulto. Non si circoscrive al solo ambito alimentare, capite? Ma si estende alla relazione con tutti gli oggetti. Allora, in questo ritratto cominciamo a riconoscerci un po' tutti, singolarmente e come gruppo. A noi tutti di fatto capita di gettarci avidamente sulle cose, si pensi, per averne personale conferma, a quegli autentici rituali collettivi, a quelle celebrazioni della voracità, quali sono la spesa settimanale al supermarket, gli acquisti natalizi. Noi tutti abbiamo ammassato nelle nostre case molti più oggetti di quanti ce ne servono, al punto che è problema diffuso non quello di possedere oggetti, ma armadi e contenitori sufficienti ad accoglierli. Io per primo, chi viene a casa mia sa che è così. Molti di noi sono anche percorsi da quella spinta opposta, ma equivalente, di cui parla sempre la Klein, la spinta a disfarsi di tutti questi oggetti, periodicamente e indiscriminatamente. Sul piano mentale, la tendenza a incamerare tutto, associata all'incapacità di distinguere tra quanto ha un valore e quanto non ne ha, è diffusissima. Pensiamo al consumo di carta stampata, di informazioni della TV spazzatura. La nostra indiscriminata voracità mentale è implicata con ruolo di responsabilità nell'attuale sovrapproduzione di stupidità e di scorie culturali. Più in generale, credo che la conoscenza dell'avidità orale possa illuminarci non poco sul diffuso e indiscriminato consumo di qualunque cosa il mercato offra, e non c'è dubbio che ne offre in maniera sovrabbondante, relativamente al voler accaparrare tutto ciò che ci viene proposto dalla pubblicità, ma da quello che vediamo in giro. L'adulto in questo è proprio identico al bambino, che in assenza di un freno esterno non saprebbe porre alcun limite alla tendenza a prendere per sé tutto quello che vede. Lo sviluppo psichico sano invece prevede e comporta una capacità di autolimitazione ad opera della coscienza. Nel nostro caso si rende necessario autoregolamentare non soltanto il consumo, ma anche l'evacuazione, come sta a dimostrare il doloroso problema dello smaltimento dei rifiuti. Esistono indici diffusi del nostro comportamento adulto e collettivo di un'avidità orale, di una distorsione dell'impulso ad alimentarci e del desiderio di procurarci oggetti e risorse. È incredibile che in nessun momento dello sviluppo filogenetico l'uomo abbia mai assorbito tanta energia quanto ne assorbe ora. Correggetemi se sbaglio, qualche dato può darci questa idea. Ogni anno in Italia si consumano 166 milioni di tonnellate di petrolio, pari a circa 3 tonnellate pro capite. Questo significa che ogni persona utilizza 12 litri di petrolio quotidianamente. La fisiologia ci insegna che abbiamo bisogno di 2 litri d'acqua.
Quindi servono 2 litri d'acqua per vivere e 15 litri di petrolio per vivere nel modo nostro, in questo nostro mondo. Non ritengo azzardato parlare di un'avidità di energia che collettivamente ci caratterizza e che rende il nostro comportamento adulto proprio simile a quello di neonati avidamente, smaniosamente alla ricerca di cibo. Capite allora il senso anche delle immagini che abbiamo messo su? In questo clima psicologico che ci avvolge, non stupisce il dilagare allora di disturbi dell'alimentazione? Non so se c'è il carissimo amico della Spidi Luzio, Giancarlo, ci sei? Non lo so, forse non c'è. Lui si occupa molto di disturbi dell'alimentazione e avrebbe potuto aver qualcosa da dire. Stanno assumendo una rilevanza epidemiologica incredibile, oggi più che mai. Fra questi, il più affine al ritratto delineato è proprio la bulimia. Il quadro clinico è caratterizzato da un'assunzione vorace e sproporzionata di cibo, accompagnato da un rigetto, spesso immediato, del medesimo cibo. Il comportamento bulimico alterna, cioè momenti di orgia alimentare, a momenti di vomito autoindotto, periodi di abbuffate a periodi di astinenza, con interventi anoressizzanti quali diete, digiuni, lassativi, diuretici e chi più ne ha più ne metta. Beh, mi sembra trasparente che siamo in presenza di una distorsione nell'approvvigionamento di energie. Queste persone assorbono un eccesso di energie cibo che scaricano poi come scorie prima ancora di metabolizzarle. E quindi senza utilizzarle. Mi sembra trasparente l'analogia con la diffusa brama collettiva di accaparrare oggetti che non servono, di acquistare con ciò che serve anche un surplus merceologico. Chi acquista il detersivo prende anche un orologio, chi vuole un cioccolatino porta a casa una quantità di petrolio in forma di fogli, vernici, nastri, plastiche e così via. Insomma, l'approvvigionamento energetico della nostra società è per certi versi proprio affine al comportamento bulimico. Non sono certo che l'energia di cui ci riforniamo così abbondantemente venga sempre convertita in lavoro, nel senso nobile del termine. Il sospetto è che essa venga dissipata e non metabolizzata, senza venire trasformata, cioè in forme evolutive. Anche il diffondersi di droghe, cocaina, anfetamine, ecstasy, mi pare in sintonia con l'avidità energetica che percorre la nostra cultura. Le energie personali vengono potenziate da quelle sostanze, così da consentirci di sfondare i ritmi biologici e i limiti tradizionalmente umani. Un altro piccolo dato riguardo il tipo di approvvigionamenti energetici che noi coltiviamo. Nel 94 tutta l'energia che noi abbiamo utilizzato, la quasi totalità, l'85%, era costituita da idrocarburi estratti dal sottosuolo terrestre. Ma adesso, continuando la nostra analogia, nel modo di approvvigionarci di energie della Terra, siamo ancora una volta simili al bambino. Il bambino molto piccolo, difatti, sa ricercare un solo tipo di alimento, il latte, e solo progressivamente si rende capace di diversificare la propria alimentazione. Per il singolo, la diversità nell'approvvigionamento energetico alimentare ha un'importanza paragonabile a quella della biodiversità. Non possiamo dire di aver maturato collettivamente grandi traguardi in direzione della diversificazione. Noi alimentiamo il nostro progresso quasi esclusivamente con idrocarburi e li preleviamo dalla terra con una disinvoltura che a sua volta perpetua una caratteristica infantile. Il nostro rapporto con il petrolio, un minerale che si è formato con un processo durato decine di milioni di anni, ci riporta dal punto di vista psicodinamico all'identità simbolica fra terra e madre, stando proprio a testimoniare come noi coltiviamo collettivamente la fantasia di una madre terra intesa come un seno generoso e inesauribile. Preferiamo ignorare che le scorte di idrocarburi cui oggi attingiamo saranno tutti e per certo esauriti entro i prossimi 15-20 anni. Preferiamo rifugiarci nella certezza, per ora fondata, che nel frattempo verranno individuati nuovi giacimenti, che il seno generoso della madre non sarà esaurito mai, per sempre. Ma mi chiedo, chiediamocelo tutti, quando avverrà questo benedetto svezzamento e quale sarà il trauma collettivo di questo svezzamento? Dobbiamo in questo senso, e mi avvio alla conclusione, andare verso una
psicologia del noi, no? Il noi mafioso, ma verso una ecopsicologia, nel senso che se sviluppiamo una maggiore capacità di ascolto, di empatia, di comprensione di noi stessi, attiviamo tale capacità anche nei confronti degli altri, imparando a percepire come degni di attenzione e rispetto anche gli altri esseri viventi e i nostri ecosistemi. Occorre impegnarci allora concretamente per la cura del mondo, non perché è giusto farlo, ma in quanto siamo parte del mondo, né vittime né padroni, né causali visitatori né parassiti, ma semplicemente parte integrante del grande processo di vita. Sto davvero per concludere. La natura, in questo senso, diventa una metafora per esplorare il mondo interiore, altrettanto vasto e sconfinato di un pianeta con i suoi abissi e le sue altezze. Hillman rileva che forse per comprendere le malattie dell'anima dobbiamo comprendere le malattie del mondo, invitandoci ad aprire l'anima all'amore per questo glorioso, lussureggiante, animato pianeta. Dimenticare questo vuol dire danneggiare la nostra salute mentale. Abbiamo perso la connessione con le nostre radici, con la nostra natura più profonda, ma il bisogno di appartenenza è ancestrale nell'essere umano e la mancanza di un legame sensoriale, emotivo con il mondo naturale è proprio la causa della crisi psicologica di oggi, oltre che ecologica. Come invitavo a fare con il titolo del libro coletaneo, Alla ricerca delle informazioni perdute, rintracciandone la riappropriazione del transgenerazionale, quello che ci costituisce, in modo da svincolarcene e progredire, beh, ora il discorso va ancora più nel profondo e ancora più ancestralmente indietro, un percorso che ci porta alla ricerca delle radici non solo transpersonali, ma anche con quella genitrice che è la madre terra. Ho iniziato con una poesia di Alda Merini e nel concludere il mio intervento, che spero abbia provocato oltre a un noia anche pensieri e affetti, vi invito ad ascoltarvi in una sorta di sdoppiamento. Uno sdoppiamento in cui possiamo entrare in dialogo con i bambini che siamo stati e chiedergli cosa ne pensano degli adulti che siamo diventati. E a quel bambino che tu sei stato, che io sono stato, lasciamo che diciamo ancora una volta con Alda Merini: bambino, se trovi l'aquilone della tua fantasia, legalo con l'intelligenza del cuore. Vedrai sorgere giardini incantati e tua madre diventerà una pianta che ti coprirà con le sue foglie. Fa delle tue mani due bianche colombe e portino la pace ovunque e l'ordine delle cose. Ma prima di imparare a scrivere, guardati nell'acqua del sentimento. E speriamo che questo ci porti sul versante della gratitudine.